Dopo l'iniziativa nazionale di Roma, Notte per il Lavoro, CGIL e CISL e UIL hanno deciso di continuare lo stato di mobilitazione con iniziative regionali, vista l'assenza di risposte concrete da parte del governo. Per l'Abruzzo le sigle sindacali hanno scelto Piazza Martiri di Teramo per manifestare e chiedere ancora una volta alle istituzioni di ripartire dal lavoro. L'Abruzzo, una regione con dati sempre più preoccupanti di disoccupazione. Qual è la vostra ricetta per far ripartire il lavoro? Allora, innanzitutto seguire le vertenze industriali che sono in corso, sia le grandi vertenze, penso la Yokohama, penso la Betafens qui a Tortoreto e penso a aiutare il piccolo tessuto della media e piccola e micro impresa che oggi è in grande sofferenza. Quindi parliamo di una politica industriale vera della Regione e del Ministero dello Sviluppo Economico e parliamo anche di aiuti, penso a tutta la materia del credito per quello che riguarda le piccole e le micro imprese. E poi verranno in Abruzzo una quantità importante di risorse comunitarie, non dobbiamo assolutamente sprecarle. L'Abruzzo ha bisogno di recuperare il gap rispetto alle altre regioni del nord, di valorizzare le aree interne e di fare quelle infrastrutture di cui c'è bisogno. La ricetta l'abbiamo tra l'altro di recente anche messa su una piattaforma a livello provinciale. Intanto stiamo chiedendo degli investimenti seri, mirati, a partire dalle infrastrutture e dall'industria, perché riteniamo che siano due contesti che più di ogni altro possano fare da volano in generale per consentire una ripartenza a questo paese e anche a questa provincia. Poi è chiaro che i discorsi possono essere anche lì contestualizzati e valorizzare quello che ogni territorio può offrire in termini di risorse. Però ripeto, riteniamo fondamentale e prioritario intanto avere una capacità e una lucidità nell'utilizzo delle risorse che verranno messe a disposizione. All'incontro regionale di CGIL, CISL e UIL non potevano mancare i lavoratori delle aziende del territorio teramano che il lavoro lo hanno appena perso. Presenti in Piazza Martiri le rappresentanze della Veco Fonderia di Martinsicuro, della Betafens e la Selta di Tortoreto e la TR di Colonnella. E a livello nazionale come pensate di far ripartire il lavoro? Noi dobbiamo realizzare un grande piano di investimenti pubblici e stimolare gli investimenti privati. Tutte le risorse dell'Europa devono essere spese positivamente a partire dal Mezzogiorno e quindi anche dalle aree dell'Abruzzo. Occorre fare un piano per il lavoro, occorre anche procedere a una riforma fiscale che è un modo di dare più reddito ai lavoratori pensionati per sostenere i consumi e la domanda interna. La scuola è un altro elemento centrale di questa attività perché il futuro è dei giovani e ci vuole un alto livello di formazione. E infine occorre mettere mano al rinnovamento del Servizio Sanitario Nazionale. C'è una grande opportunità di utilizzare le risorse del MES, il Governo e tutto il Parlamento non possono e non devono perdere questa occasione.